inizia una trasmissione di Non Solo Politica, una trasmissione un po' particolare. Era il 21 gennaio 1793. Luigi XVI, sulla già pronto presto ghigliottinato, il boia si avvicina e gli mormora qualcosa all'orecchio. Riusciamo a cogliere soltanto due parole. Jacques de Molay. Torniamo indietro per capire meglio. Nell'anno 1100, l'anno delle crociate, delle grandi crociate, l'anno dei pellegrini che venivano spesso massacrati, derubati, rapinati dagli infedeli. Allora alcuni monaci sentirono il bisogno di armarsi, di creare una organizzazione che consentisse di proteggere i pellegrini che andavano in Terra Santa. E quindi nel 1119 fu costituito questo nucleo di monaci guerrieri che si chiamarono Templari, da Templum, perché la loro prima sede fu laddove si diceva che c'era il Tempio di Salomone. Nell'arco di circa 200 anni acquisirono i Cavalieri Templari una enorme potenza politica ed economica, tanto da far ingelosire il re Filippo il Bello, il quale un bel giorno decise di metterli fuori legge, fece arrestare tutti quanti i grandi capi, fra cui Jean-Jacques de Molay, e sequestrò loro tutti i beni, con la collaborazione del Papa che in quel momento era ad Avignone, con la famosa cattività avignonese. Da allora è passato molto tempo, come sapete il Jacques de Molay fu torturato, fu ucciso e assieme a lui la maggior parte dei cavalieri templari. Si dice, ci sono molte leggende su questi cavalieri, si dice che loro possedessero il Santo Graal, no? Questo è il calice dove fu messo il sangue di Cristo, possedessero l'arca della Santa Alleanza fra Dio e l'uomo e soprattutto la Sacra Sindone. Dicerie o verità, questo probabilmente non lo sapremo mai. Il boia in quel 21 gennaio del 93 si avvicina all'orecchio del re, l'ultimo re sole della Francia, e gli dice: Jacques de Molay, sei stato vendicato. Questo significa che 500 anni dopo la fondazione dei Templari, quando erano stati distrutti, annientati dal re, dal papa, nel 1300 e qualche cosa, a questo punto esistevano ancora i Templari. Esistevano allora e i Templari esistono ancora oggi. Prego. Accomodatevi per favore. Allora, ho detto che i Templari esistono ancora oggi, quindi noi li presentiamo. Loro stessi vi diranno meglio di me che cosa sono, che cariche hanno. Allora, quindi, accanto a me io ho Vincenzo Federico. Dunque, Vincenzo Federico è Cavaliere Templare, Gran Priore d'Italia. Il massimo Buonasera. Grado. Buonasera, Federico. Il massimo grado è Gran Maestro, immagino. Lei quindi è la Gran Maestranza, il numero due, il nostro maestro, il nostro Gran Maestro Danilo Riccioli a Catania. Dove siete stati per fare una Siamo manifestazione stati poco bellissima? Tempo fa. Non so se abbiamo anche delle foto di quella manifestazione. Abbiamo fatto molto bella, siete un evento a Gatino, abbiamo partecipato alla processione di Sant'Agata. Siete sfilati, eccetera. Accanto a lui Claudio Mazza, Cavaliere Templare, reggente della Manzio di Pomezia. Cos'è una Manzio? Buonasera, direttore. Buonasera. Cos'è una Manzio? Una Manzio è dove, diciamo, parte per, possiamo usare il termine molto comune, per reclutare nove fratelli. Dove comunque c'è un punto di riferimento, sì, dell'ordine in, esatto, un certo posto dove testimoniare quello che facciamo. Chiedo scusa, questa immagine che stiamo vedendo si riferiscono sempre alla manifestazione di Catania? Esatto. Sì. Beh, esatto. No, questo per dire ai nostri telespettatori che vedranno probabilmente anche altre immagini che si riferiscono a quella manifestazione. Diciamo che è un punto di riferimento dell'ordine in un certo posto. Poi
si inizia come Manzio, poi probabilmente ci sarà una gradazione di maggiore importanza. Accanto a me Vincenzo Scherillo, cavaliere templare, anche lui fa parte della Manzio di Pomezia. E quindi finiamo con Noè Martina, cavaliere templare, commendatore di Civitavecchia. Buonasera. Quindi commendatore è un grado superiore a quello di Vimazza. Sì, dopo la Manzio siamo più numerosi, certo, quindi, già è nato qualcosa nell'ambito certo, locale Civitavecchiese, certo. Quindi commenda. Senta, allora, signor Vincenzo Federico, sì. Ci parli un po' di questo ordine templare, di questo ordine Soet, che significa Soet? Soet, Supernus Orde Quaestor Templi, è la denominazione, è il nome dell'ordine. Il nostro ordine, come diceva prima lei, caro direttore, nasce dal 1704, quando il Filippo d'Orléans, reggente di Francia, riesume un'altra volta l'ordine templare. Era già nelle sue idee e per questo venne allontanato dalla corte di Francia. Poi, alla morte del re di Francia, lui fu richiamato a Parigi e come primo atto ricostituì l'ordine templare. L'ordine templare racchiudeva tutti i nobili dell'epoca. In Italia arrivò nel 1804. Nel 1804 ci fu la prima commenda italiana dell'ordine, del Soet. Nel 1815 nacque il Gran Priorato d'Italia del Supernus Orde Quaestor Templi e da allora il Soet ha una successione, vanta una successione diretta da Gran Maestro a Gran Maestro fino ai nostri giorni. Quindi come potremmo definire quindi questa un'associazione, una confraternita? Allora, in questo momento storico è un'associazione laica di fedeli, perché poi il Soet, il nostro Gran Maestro, ha fondato i Poveri Cavalieri di Cristo, che è un'associazione laica di fedeli, e cammina al fianco della Chiesa, come tutto il nostro ordine. Certo. Perché l'ordine dei Cavalieri del Tempio nasce e ha le proprie espansioni anche a livello, diciamo, operativo, di operosità al fianco della Chiesa. Quindi la nostra, diciamo che il nostro scopo è proprio questo: beneficenza, cultura, comunione, fratellanza. Il nostro ordine è aperto a tutti, non è un ordine ristretto. Chiunque può far parte nostro ordine. Prima si diceva, quando lei ha cominciato questa sua dotta narrazione, lei ha accennato, i primi a entrare in questo ordine furono i cavalieri, i nobili, eccetera. Certo, adesso è aperto a tutto, adesso basta che abbiano certe qualità particolari. Uomini di buona volontà, certe particolari. Tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione del prossimo possono entrare a far parte del nostro ordine. Noi abbiamo tanti fratelli in tutta Italia. Abbiamo visto prima alcune foto. Li abbracciamo sempre con molto piacere. Abbiamo questo spirito di condivisione, di comunione. Condividiamo gli stessi valori, no? I valori importanti, fondanti di una società sana. Noi abbiamo l'amore per il prossimo, l'accoglienza. Siamo pronti ad aiutare gli altri. Il nostro mantello, il mantello bianco, non è una corazza che ci prende le distanze dagli altri, ma questo mantello significa proprio: eccomi, sono pronto, posso darti una mano, posso aiutarti. Peraltro la Croce Rossa è stata poi recepita dai Cavalieri di Malta e anche da qualche altro ordine, mi sembra. La croce rappresenta perché è a sinistra la croce? Tanti dicono il cuore, perché no, il cuore. No. A sinistra i cavalieri portavano lo scudo. Ecco, e a destra c'è una spada. E la croce, la nostra croce, è uno scudo. È uno scudo contro tutte le avversità. Quindi bello. Io ogni volta dico, mi sento protetto. Dice no, perché c'è il gatto nero, no, perché... No, io sono protetto, io ho la croce. E quindi questo è il nostro pensiero. Ci ha delineato, signor Vincenzo, una serie di attività che ha fatto e che fa tuttora l'ordine.
Molte di queste attività però sono state recepite o quantomeno fanno parte dell'agenda ONU, quindi cose che voi già facevate, però poi man mano nel corso del tempo l'ONU ha recepito, non so, l'accoglienza, la lotta alla povertà e così via. Ma direttore, noi già ci sono state altre occasioni che abbiamo parlato di questo e sottolineo che la cosa è stata alquanto palese, perché noi, io e il nostro caro Vincenzo Scarillo, prima di diventare cavalieri, abbiamo conosciuto l'ordine per interviste e quant'altro. E da là, noi che eravamo parte esterna, abbiamo messo insieme i due fattori, le richieste che venivano fatte per un presunto 2030 e quello che già raccontavano esperti, noi non siamo esperti, siamo gli ultimi arrivati, e mettendo in fila questi dati è emerso sempre di più che quello che viene richiesto da qui a X anni già veniva attuato in maniera tranquillamente costante in ogni territorio dall'ordine. E, caro direttore, in ogni punto che viene sancito, non voglio dire tutti, ma ogni punto che viene sancito, rispecchia questo, che già veniva attuato. E questo ti fa rimanere alquanto perplesso, cioè ti destabilizza un po', dice, ma come mai qui si parla di arrivare a questo quando già veniva attuato? Stiamo parlando di cose che già venivano fatte, è chiaro, tutto con i suoi tempi. E questo ci ha fatto emergere ancora di più la voglia di collaborare in maniera più intensa con l'ordine. Perché voi vedevate in realtà che delle attività che voi facevate venivano, per così dire, esaltate o quantomeno prese dall'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite naturalmente, dall'ONU, e quindi avete detto che effettivamente noi, i miei predecessori, già, i cavalieri templari, già facevano tutte queste attività che oggi l'ONU sta mettendo nero su bianco. Questa verità, io le consiglio, direttore, se vuole perdere un po' di tempo, confrontare alcuni punti, perché sono tantissimi, i punti più fondamentali, e rimarrà alquanto perplesso. E questo, già questo è affascinante. Perché è come ricordare i racconti dei nostri nonni. Vincenzo Scherillo, senta, signor Scherillo, eliminiamo la fame e tutte le forme di malnutrizione. Questo anche riguarda, come diceva prima il signor Mazza, riguarda anche una serie di dettami da parte dell'ONU. Però io prima dicevo nella mia brevissima introduzione che i Cavalieri Templari sono nati nel 1100, qualche 29, quello che sia, perché venivano maltrattati i cattolici che andavano a visitare i luoghi sacri, e venivano, quindi loro li nutrivano, li curavano, li aiutavano, li difendevano e così via. Quindi sono cose che l'ordine ha fatto già dal 1100. In maniera gratuita. In maniera gratuita, sempre dal 1100. Certo. Sì. E una cosa particolare dell'ordine è che, guardando oggi al punto 2 dell'agenda ONU, che è quella che vorrebbe abolire la fame e la malnutrizione nel mondo, quindi questo fantastico, diciamo, obiettivo che si pone l'ONU. Che sembra così lontano. Sembra lontano, anche se guardiamo oggi, è attualissimo, perché ci sono 2 miliardi, diciamo, di persone malnutrite. In Italia abbiamo un milione, oltre un milione di persone che non riescono ad avere una nutrizione, no? Quindi, e di questi, diciamo, la maggior parte sono bambini. L'ONU si prefigge anche l'obiettivo di dire, entro il 2025 eliminiamo la malnutrizione dei bambini sotto i 5 anni, quindi entro la fine dell'anno prossimo. Io spero che veramente possa accadere questo. Però, guardando alla nutrizione, alla malnutrizione, di cui oggi tanto si parla, possiamo dire che nel periodo in cui i Cavalieri Templari operavano, avevano delle regole molto stringenti relativamente alla tipologia di alimentazione e igiene che dovevano seguire, no? Dagli arabi avevano appreso, diciamo, la medicina e l'importanza dell'igiene
E quindi il fatto di lavarsi le mani prima di sedersi a mensa, il fatto che chi lavorava ai campi non poteva toccare in cucina il cibo che poi sarebbe stato distribuito. Certo, campi, quindi certo. Oggi la chiamano HACCP. HACCP. No? Questa suddivisione tra chi opera, si dice oggi chi tocca i soldi non può toccare il cibo, e mi sembra ovvio questo, no? Cosa accadeva? Ci sono delle narrazioni in cui si dice che i templari non mangiassero carne. Non è vero. I templari la carne la mangiavano. Sì, i templari sono diventati tante. Sì, 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 no, qualcosa, dipendente, esatto. Se ci mettiamo a parlare qua sì, 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 di quello sì, di più. E c'era, non c'era... parliamo di quello di cui hanno accusato il re di Francia, certo. Franco il Bello, per poter poi demolire l'ordine. Sì. Processo politico. Lì c'è un processo politico di un certo tipo, no? Quindi che cosa accade? Jacques de Molay si parla che è stato torturato fino alla morte per farlo parlare. Sì. A 70 anni. E alla fine ha ceduto. E aveva 70 anni. Non ha ceduto, ha detto l'ordine innocente, certo. Quindi relapso a rogo. Certo. L'hanno portato lì. Dove volevano. E quindi questa questione della nutrizione vedeva i cavalieri sedersi a tavola in un certo modo, e all'inizio, in cui l'ordine era povero, c'erano poche scodelle e pochi boccali, per cui si mangiava nella stessa scodella e si utilizzava lo stesso boccale per bere. Questa cosa poi, andando avanti nel tempo, è rimasta per un motivo molto semplice. Bene. Perché i cavalieri dovevano mangiare le quantità che gli venivano assegnate a seconda del compito. Un cavaliere che doveva andare in battaglia doveva avere proteine animali, per cui mangiava la carne. C'era il vino pure. C'era il vino, la carne, c'era miele, c'erano le farine, c'erano i dolci, c'era tutto questo. No? Quindi diciamo che la carne veniva distribuita come quantità a seconda del rango, diciamo, del cavaliere, del turcopolo o quant'altro, dei gonfalonieri. E quindi a seconda del loro rango c'era un certo tipo di distribuzione di questa pietanza. Mentre sembra non vi fosse differenza quando si parlava di verdure, uova, formaggio e quant'altro, no? Queste cose qui. Ma rimanendo a questo, questo fatto di mangiare in due, nella stessa scodella, e bere dalla stessa coppa, era fatto perché bisogna evitare che il cavaliere, che magari faceva il digiuno per uno spinto animo religioso, che digiunasse troppo prima di andare in battaglia, oppure mangiasse troppo rispetto alla razione che gli spettava, perché comunque durante il pasto qualcosa doveva rimanere, perché doveva essere distribuita ai poveri. Quindi c'erano già queste tipologie di approcci che si avvicinano un po', è chiaro, non sono la stessa cosa che si prefigge l'ONU, no? Però questo ci ha permesso di avvicinarci a questo tipo di comportamento ai ragazzi che oggi soffrono di disturbi alimentari. Noi siamo stati nelle scuole abbiamo fatto breccia, diciamo, nella testa di questi ragazzi che all'inizio ci vedevano come due persone, questi cosa vogliono da noi, no? Perché ci parlano di queste cose? Tant'è che io e Claudio ci siamo trovati all'inizio con dei ragazzi completamente chiusi a riccio. E come li abbiamo conquistati? Parlando dei templari. Dei templari. No? Raccontandogli come si muovevano, il perché il cibo non è un nemico. Perché i templari sono emozionanti, quando uno comincia a dire come combattevano i soldati, cose, certo, gli scudieri e così via. Senta, sì, sì. Adesso dobbiamo parlare con Noè Martina. Sì. Noè Martina, mi parli un po' dell'economia circolare che vigeva proprio nel mondo templare, sì, e che permetteva di risparmiare un po'. Ecco, passiamo dal discorso che ha fatto Schierillo, no? alla seconda fase, cioè prima ha detto mangiavano, facevano, cioè, le cose che non mangiavano, che non consumavano, non si sprecava niente, che avanzavano, che cosa facevano? Addirittura i piatti o le scodelle che si rompevano venivano riutilizzate per erigere le mura delle varie mansio, la classica costruzione a sacco, all'esterno le pietre, all'interno ci buttavi, diciamo, la spazzatura, i rifiuti. I vestiti logori usati durante le battaglie venivano dati, per esempio, ai fratelli malati che magari languivano in infermeria, erano anziani, cioè avevano i loro infermieri templari, una dieta a parte, venivano dati i vestiti, si rattoppavano e si davano, anche le armi usate venivano rifuse, non si buttava niente. Beh, i cavalli vecchi venivano macellati. Una cosa importante per arrivare in 200 anni a diventare veramente i padroni dell'Europa dal punto di vista sia politico, dal punto di vista economico, l'economia circolare e così via,
Questo loro facevano girare il denaro. Una delle tante cose per cui... No? Sì, facevano circolare il denaro e i beni. Loro, diciamo, forse non l'hanno inventato, l'avranno visto usare questo sistema dei travel check. Sappiamo tutti cosa sono adesso i travel check. All'epoca venivano usati in una maniera differente, venivano usati con i sigilli templari, che erano importantissimi. Il sigillo templare era legge. Sì, ovviamente, che succedeva? Dal posto di partenza, sì, loro pagavano tu partivi, una certa cifra, partivi da Parigi, arrivavi a Gerusalemme, mano a mano ti veniva scalato. Dal templare ti dava i soldi che avevi. Ogni 20 km quasi c'era una casa templare, ti saldavano il debito, ti davano anche il contante che ti serviva in maniera equa, o moneta d'argento, moneta di bronzo. Loro potevano usare per le transazioni loro private solo il bronzo, però per le altre usavano l'argento. Attraverso queste travel check tu arrivavi tranquillamente senza avere soldi in tasca, tipo un bancomat o un assegno, arrivavi a Gerusalemme, oppure se volevi andare addirittura dal Portogallo alla Polonia. Perché ho fatto questo esempio? Perché loro, l'economia loro era incentrata a livello europeo, mediterraneo, il mondo conosciuto. Certo. Quindi avevano case dal Portogallo alla Polonia, e che servivano a mantenere... Aveva anche una flotta potentissima. Potentissima, con gli arsenali. A Brindisi c'era un arsenale dove addirittura, come a Civitavecchia, come a Tarquinia Lida addirittura, a Tarquinia Lida loro entravano dentro la laguna, era un porto lagunare, con le loro navi. Fecero svernare anche la flotta durante la Terza Crociata di Riccardo Cordileone, perché erano aperti anche soprattutto ai sovrani. E questo li ha portati a espandersi economicamente in tutto il mondo conosciuto, non solo il mondo mediterraneo, anche il mondo nord europeo, il mondo arabo. Erano diventati grandi diplomatici, anzi erano loro i primi che ti dicevano quando bisognava usare la violenza e quando bisognava usare la diplomazia, perché non sempre conviene combattere. Loro erano una chimera, bellatores e oratores, cioè erano sia monaci che combattenti. E combattente, certo. Però erano comunque uomini del Medioevo che usavano l'economia feudale in maniera migliore e più allargata rispetto ai feudatari normali. Insomma. Diciamo che rispetto alle truppe che erano in campo, sia dal punto di vista dei cristiani, sia dal punto di vista dei saraceni, loro possiamo considerarli come se fossero un gruppo scelto, che so, come oggi diremmo i Rangers, sì, oppure sì, i Marines, sì, oppure le truppe scelte dei vari eserciti. Ma non solo, perché cambiavano a seconda del terreno di combattimento, a seconda delle armate che loro si trovavano di fronte. Sono arrivati anche i mongoli durante l'epoca crociata, quindi si sono dovuti adattare anche alle varie tecniche di combattimento e di accoglienza dei pellegrini. Abbiamo 5 minuti, 2 minuti a lei per parlare un secondo dell'ordine e come fare per aderire a questo ordine, quali requisiti ci vogliono, bisogna essere per forza nobili, pagare quante 100.000 euro per iscrivere? No. Bisogna farsi raccomandare dal prete? No, assolutamente no. Bisogna essere uomini di buona volontà, persone che vogliono mettersi a disposizione degli altri, uomini che vogliono condividere un certo cammino, un certo credo. Ecco, noi abbiamo fatto una scelta di campo, la nostra mission è proprio questa, al fianco della Chiesa aiutare i più poveri. Si è semplicissimo entrare, si fa domanda, basta essere cattolici, si fa domanda, si entra nell'ordine. Ah, c'è sempre l'imprimatur della Chiesa, vale dire, è un ordine che spalleggia la Chiesa, si riconosce. Ci sono dei preti dentro, pure. Sì. Abbiamo i nostri minister templi che controllano, controllano e vegliano sul nostro operato. Quindi ecco, poi per quanto riguarda il pagare, come diceva lei prima, caro direttore, la capitazione costa, lo posso dire? 50 euro l'anno. Quindi 50 euro l'anno. La capitazione che sarebbe? La quota annuale. È una perché per le associazioni è obbligatorio, quindi quando uno firma e entra a far parte di un'associazione è previsto questa cosa. Quindi è minimo, tutto ciò che viene fatto per buona volontà. Ci autotassiamo. Quindi tra di noi c'è da fare un aiuto, come siamo abituati a farlo, lo improntiamo in prima scelta. Prima sono state viste delle immagini, dell'Ucraina. Abbiamo fatto un viaggio, proprio il primo mese di guerra siamo stati in Ucraina, abbiamo raccolto dei beni, tutti i cavalieri hanno dato qualcosa, abbiamo portato dei prodotti nuovi. E siamo partiti, era proprio il primo di aprile, e quindi i primi giorni di guerra. Signor Mastro, lei non è da molto tempo che sei iscritto all'ordine, perché l'altra volta che venne mi sembra non era impredicato di. Perché ha aderito all'ordine? Cosa l'ha attratta? Allora, un po' accennavo prima, indirettamente è come se ne siamo stati sempre parte,
perché siamo diventati i testimoni, cioè grazie alla nostra curiosità, alla nostra volontà, che inizia tutto sotto Covid, comunque abbiamo risvegliato tutto questo e l'abbiamo portato alla luce della gente comune, perché molti di questi ordini, ecco io a loro, sono l'ultimo arrivato, ma io lo dico, che sono chiusi a riccio, ma non per volontà, è un modo proprio di operare, ma non che non siano aperti. La nostra intrusione sicuramente servirà a questo, un po' a farli emergere, a portarli a conoscenza anche con i mezzi che si usano tuttora. Anche perché, mi permetto di dire, che ai ragazzi noi abbiamo percepito sempre questo. Ente Locolazio presenta il Cammino dei Templari. Sì. Neanche avete fatto. L'abbiamo registrato. È registrato questo un Cammino dei Templari. Marchio registrato. Sì, sì, sì. Dove si passa? Due parole che stiamo per chiudere. No, ci sono tutti dei percorsi tracciati che fondamentalmente comunque... Un percorso bello che ci può appassionare. Ma quello, ecco, ad esempio, quando siamo stati a Piglio, cioè perché comunque ci sono tutti i comuni là attaccati e lì comunque vige la storia del famoso schiaffo di Anagni. E lì è molto, e ci sono veramente delle tracce ben visibili. Leggende legate ai fantasmi templari, tutto il Lazio è templare, perché c'era il Papa, no? A Roma, c'era la via Franchigena. Mi sbaglio io, sull'autostrada c'è addirittura un cartello che ho scritto il Cammino dei Templari nel Lazio. Mi sbaglio. No, è dovuto, è legato all'amicizia che i templari avevano con i cistercensi all'abbazia di Cassino. No, quello che dice il direttore è proprio le cattedrali templari. Ma anche perché, caro direttore, parliamo di una storia che è stata messa un po' da parte. Però la storia va comunque raccontata, testimoniata e tenuta a galla di qualsiasi. Le reliquie che loro avevano. Non le fa un po' impressione appartenere ad un'associazione, a un ordine, a Confrati Comunale, che ha 1000 anni di storia, che c'ha dietro il fatto che ha avuto la sindone, vero o falso? Il fatto l'arca della Santa Alleanza, vero o falso? Il fatto che è nata sulle ceneri del Tempio di Salomone. Abbiamo 23 secondi. Più che altro sono orgoglioso, mi fa onore. Mi hanno accolto loro. Io non lo so, a volte non mi sento all'altezza. Sì, questo è vero. Vincenzo, sono contento, sì. Che qualche esperienza di vita ce l'ha? Relativamente al fatto che è entrato in questo ordine. Certo che sì. Noi stiamo molto vicini. Voglio dire, non è un bambino di 15 anni. Direi proprio di no, magari. È una persona che ha vissuto qualche anno, quindi certo. Ha trovato in questo ordine... Un'affinità con le cose che quotidianamente poi facciamo. Quindi... Bello questo. Bene, termina così questa trasmissione. Poi sì, adesso organizziamoci un po', magari quando fate qualche altra manifestazione, sì. Fate un po' di foto, venite e ce ne parlate. Perché è sempre simpatico parlare con delle persone che hanno una storia veramente millenaria. Come io ho cominciato questa trasmissione, quando il re stava lì e stava per essere decapitato, quello è arrivato lì vicino. Io, Jacques Domenet, sei vendicato. Una vendetta che era lunga 500 anni. La realtà supera la fantasia con i templari. Grazie veramente ai nostri amici che sono venuti qui gentilmente, ci hanno parlato di questa loro attività. Grazie a tutti voi. Grazie che a lei. Che ci avete accolto nel vostro salotto. Pensiamo e speriamo di aver portato una ventata di aria fresca anche nelle vostre abitazioni. Arrivederci. Grazie. Di nuovo. Grazie. Grazie. Buonasera.